Il nuovo sistema ruoterà attorno alle 6 ASL pugliesi, obiettivo stoppare le proroghe degli appalti, tagliare del 20% i costi della sanità e razionalizzare l'attività della centrale unica per gli acquisti in funzione già dal 2014. La Regione Puglia ha cancellato la cabina di regia degli appalti istituita all'assessorato. D'ora in poi ogni ASL sarà capofila per l'acquisto di un bene o di un servizio. 14 quelli individuati, si va dal defibrillatore ai vaccini, passando per garze e farmaci, fino anche al servizio di pulizia e alle mense ospedaliere. L'azienda incaricata dell'acquisto riceverà entro un mese la lista della spesa dalle altre 5 e metterà a punto il disciplinare di gara. L'ordine lo farà in Nova Puglia, l'agenzia regionale che ha introdotto la piattaforma elettronica di acquisto, denominata In Puglia. Sinora ha gestito oltre 200 gare per oltre 800 milioni di euro. Con le nuove regole arriverà fino a 3 miliardi di euro l'anno. Il sindacato dei fornitori ospedalieri però teme ripercussioni negative. Possa confermarsi la possibilità di partecipare alle micro, piccole, medie imprese del territorio ai successivi eventi competitivi. La Ladisa, invece, specializzata nella ristorazione, accoglie positivamente la nuova centrale di acquisto, a condizione però che assicuri la concorrenza tra le imprese, favorendo la qualità del servizio e soprattutto i ritorni sui territori, così come è avvenuto nelle altre regioni dove l'impresa si è aggiudicata diversi appalti.